lunga sosta, grande approccio della sua squadra che ha vinto nettamente e meritatamente questa partita contro un Marina di Ragusa che però per almeno un'ora ha fatto quello che ha potuto e ha onorato la partita. Ma la squadra è partita bene, abbiamo fatto i primi 30 minuti di qualità, intensi, corti, di idee di gioco. Poi non mi è piaciuto gli ultimi 15 minuti del primo tempo, non mi sono piaciuti, che ci siamo allungati, abbiamo concesso qualcosa e stiamo dando morale a una squadra che ha avuto delle vicissitudini e mi dispiace tantissimo. Poi si è parlato tanto di calcio, ma penso che in questi frangenti bisogna parlare della salute, della vita umana. E se vedete quante milioni di persone hanno perso la vita al mondo per questa pandemia, a volte facciamo degli eccessi di pensare allo sport. Penso che la salute sia più importante. E fa onore a questa squadra che è scesa in campo, che ha provato con dignità, con orgoglio, e soprattutto spero che possano recuperare velocemente salute i calciatori positivi e che non ci siano conseguenze, perché questo è l'aspetto importante. Le condizioni di Giovanni Lavrenti, se ha notizie, se ha qualcosa dopo questo infortunio? Ma adesso sarà valutato, sì, ha avuto un infortunio abbastanza un po', ecco, per uscire dal campo, un giocatore che sta facendo molto molto bene, in partita ha interpretato molto bene la partita, e quello che possiamo fare tutti quanti noi è dedicargli questa vittoria. E anche per me è stata una settimana, qualche giorno particolare, perché ho perso mio zio, per me è stato come un padre, è così. L'emozione, mister, e le sue lacrime dicono tutto di quanto sta accadendo qui in questo periodo che va anche oltre il calcio, momenti difficili, però alla fine abbiamo visto un'immagine molto bella, quella dei tifosi che sono andati in gradinata ad abbracciare virtualmente i tifosi. E adesso sarà difficile, o comunque bisognerà tenere duro queste 48 ore per poi presentarsi a Sant'Agata e finalmente approdare in Serie C. Ma quando ci sono, io dico a volte, guardi che il calcio è la nostra professione, è la nostra passione, poi ci sono dei valori della vita che sono fondamentali, che vanno al di sopra di tutto. A volte non poter partecipare, avere una persona accanto che ha avuto una vita e che ti ha insegnato, perché negli insegnamenti che danno gli altri si cresce e si trasmettono ai propri figli. Io ne ho avuti piacevoli, e non stare il giorno di funerale accanto a lui mi è stato trasformato nella vittoria qualcosa per gioire nella tristezza che c'era. E poi ieri sono venuti i tifosi, sono venuti al campo con grande dignità, con grande gioia, con grande passione, sono venuti a campo, hanno incitato e lo stanno facendo dal primo giorno, senza sapere la squadra di avere le qualità, la forza, i requisiti umani e calcisti per poter arrivare fino in fondo. L'hanno fatto, hanno sostenuto e noi abbiamo dato loro tanti piccoli abbracci attraverso i risultati, ma sappiamo che ci vuole l'abbraccio quello definitivo, quello forte, che sabato e lo dobbiamo costruire con la pazienza, con la maturità e con l'intelligenza. Voglio essere abbracciati e per arrivarci bisogna lavorare ancora tanto. Che cosa le sta lasciando questa stagione che si protrae? Credo non le sia mai capitato in tutta la sua carriera di finire un campionato addirittura a luglio, poterlo o festeggiare magari a luglio. Una stagione intensa, oltre probabilmente da quanto sto capendo il risultato sportivo. Ma io non sono stanco, sinceramente sono stanco. Io amo il mio lavoro, ho piacere di farlo, ho entusiasmo, ho gioia, e anche perché l'anno scorso sono stato fermo per mia scelta, perché quando non ci sono i presupposti non sono un allenatore che va a busta paga a stipendi. Se non ci sono progetti, programmi, preferisco non far danni e restare a casa mia. E avevo un anno di, come io dire, di stare a casa, di forse ho ancora più forza perché l'ho fatto a casa. Gli altri sono interrotti a marzo, l'ho fatto a casa dall'inizio, e mi mancava il rettangolo di gioco, mi mancavano piazze come queste, perché io dico, conosco, posso immaginare, ho fatto piazza come Saritana, Foggia,
conosco la tipologia dei tifosi, e questa piazza ha avuto un grande passato, una grande tradizione calcistica, una cultura, ha visto calcio, posso capire, però attualmente, e questo ancora, restano ancora 97-98 minuti da giocare e dobbiamo essere bravi a capirlo dal primo secondo. Dal 3-3 di Ragusa al 3-0 di oggi contro il Marina di Ragusa, cos'è scattato dopo quella partita? Ma no, sono incidenti di percorso. Immaginate voi, a volte si pensava di andare su un campo a non fare risultati, no, nessuno se lo aspettava e siamo andati a fare risultato poi. Ma queste, io, se vedete pure gli europei, non si danno più per scontato. Oggi tutti sanno stare in campo, tutti sanno fare le due fasi di gioco. Le dimensioni del campo sono le stesse, non le allungano, non le accorciano e non le allargano. Vuol dire che è una squadra che può avere non grande qualità, ma può avere una bella intensità, una bella gamba, corsa, una bella idea di gioco. Essere equilibrato nelle due fasi di gioco che ti mette in difficoltà. L'altra, se non l'umiltà di capire che non servono i nomi, serve la fame che ognuno ha dentro, è questo che poi fa la differenza. A mio avviso l'unico giocatore che vinceva le partite da solo era Maradona, le vinceva da solo, poteva triplicare la marcatura, trovava la giocata, non ce ne sono più. Adesso i Maradona sono i collettivi, le organizzazioni di gioco di una squadra. Mister, abbiamo conosciuto al di là del campo, no? Del campionato, della partita che verrà in queste 33 settimane giocate, poi sono state molte di più, una grande umanità, una persona di grande umanità in lei. Ho riascoltato ad esempio l'intervista che abbiamo fatto ieri, nessuna polemica, mai una parola fuori posto, ma lei di questa sua umanità quanta ne ha trasmessa a questo gruppo di calciatori e quanto questo gruppo di calciatori ha tratto giovane? Io non è che ho fatto tanto, io ho un gruppo di ragazzi seri e un gruppo di bravi ragazzi, poi diviene facile. L'allenatore deve esprimere delle idee, una linea, un programma, un progetto che deve essere tecnico e umano, perché singolarmente non si va da nessuna parte, collettivamente possiamo crescere tutti. E ho trovato una squadra disponibile, una squadra nei 28 della rosa che è uno equivale all'altro sotto l'aspetto sia umano che professionale, e ho il piacere di allenarli con momenti belli, momenti meno belli, ma fanno parte della vita. Però un tecnico, uno staff tecnico si arricchisce, perché il confronto con i calciatori fa crescere, deve essere quella base di umiltà che ti fa salire e di non commettere gli stessi errori, perché io sono convinto che nella vita limiti non ce ne siano, i limiti li poniamo noi sotto l'aspetto mentale. E se ci sono li possiamo ridurre. E solo chi non fa aperture non aumenta e non riduce i propri limiti. Io l'ho chiesto già ligata, ultimo secondo dell'ultima giornata. Ha sempre ragione lei. No, non ho ragione. Ma è come voi quando fate l'intervista e tutto, molte volte sapete già che dice un allenatore, che dice l'altro, non c'è una squadra, l'altro, lo sapete già. È il frutto di esperienza con gli anni, perché vedi un campionato equilibrato, vedi che anche in altre squadre, sono squadre organizzate e hanno buoni giocatori. Noi abbiamo una buona squadra, ma non siamo l'unica. Ecco, e avremo una partita molto molto difficile con Sant'Agata. E come è successo in passato, e come è successo a Ligata, e come giusto sia. E quando incontro la CR hai qualcosa in più, dobbiamo essere bravi noi, sapendo che questa è una squadra di qualità, ha un allenatore molto bravo, Giampà, che l'ho avuto come calciatore, sotto l'aspetto umano, sotto la professione, un allenatore che ha idee, che l'ha fatto giocare bene questa squadra quando l'ha presa. Ecco, so che ha raggiunto la salvezza oggi, sì. Matematica, ne sono molto felice per lui, perché è un ragazzo molto serio.